Allora avviamo la tavola rotonda che se fosse il tavolo un po' più rotondo potremmo davvero fare una tavola rotonda, perché siamo così pochi. Questa cosa mi fa veramente molto riflettere. No, io poi mi metto lì perché mi piace guardarti. Non ci piangiamo addosso evidentemente, però è un'occasione per poter pensare. Anzitutto lo dico ai miei carissimi confratelli sacerdoti che bastava che di ogni parrocchia ne venissero 10 e noi oggi saremmo una 50. Però dobbiamo impegnarci, non basta soltanto dirlo, bisogna anche sensibilizzare. Perché questa riflessione, carissimi confratelli, non è una riflessione solo su Francesco, e qui abbiamo Angelo e la sua, solo su Francesco. Francesco è diventato uno status symbol. Per esempio, io l'ho saputo adesso, questo chiaramente anche è stato assassinato un altro ragazzo o si è suicidato, non sappiamo, come al solito le cose sono sempre così un po' sommesse, non se ne parla. Cioè la città di Barra Franca, cosa a fare il funerale peraltro, carissimo sindaco, la città di Barra Franca è una città che ha delle bellezze straordinarie, però nello stesso tempo c'ha purtroppo frase che ha detto Padre Sandro. Dov'è Padre Sandro? Se n'è andato Padre Sandro? Ecco, Padre Sandro ha detto ci sono dei buboni, ha detto lei, io non, quindi essendo lei barrese ovviamente io non nessuno può pensare che io enunci un giudizio. Ci sono dei buboni, cioè se ne va a dare una mossa. Noi cristiani credenti possiamo restare così? Cioè io ho fatto venire Don Antonio per mobilitare Don Antonio. Quindi basterebbe soltanto questo, pensare che qui non è una cosa, una passeggiata, viene il vescovo, facciamo due chiacchiere assieme e facciamo due chiacchiere assieme. Ma qui faccio vedere Don Antonio, per mobilitare Don Antonio ho dovuto, chiaramente dietro di lui c'è la polizia di Stato, c'è una polizia di scorta, ci sono soldi che si spendono, mettiamola su questo piano. Cioè, a noi che ci dici che noi siamo qua? Avete ragione, però voglio dire, io soprattutto lo dico agli educatori, a coloro che hanno una responsabilità di contatto, di trasmissione, ovviamente i sacerdoti, gli insegnanti, eccetera. Stamattina, forse, ecco, su questo probabilmente il Consiglio Pastorale, che spero che sia presente tutto il Consiglio Pastorale, perché il Consiglio Pastorale è formato almeno di una ventina di persone. Qui dobbiamo mettere i puntini sugli i, non soltanto sulla città di Barra Franca, un po' dappertutto. Perché capisco che ognuno, cioè, o ci si crede alle cose o non ci si crede. In ogni caso, se l'intenzione di fondo è quella, a me non è sembrata, perché stamattina perlomeno i ragazzi sono coinvolti, le scuole stanno portando avanti questo pensiero che in realtà riguarda chiaramente tutta una maturazione. Io ho fatto una battuta oggi che mi è sembrata importante, ascoltando è poco, è vero, ascoltando le poesie, le composizioni, molto toccanti, qualcuno addirittura diceva se lei avesse sentito anche le altre, che sono probabilmente migliori di quelle che hanno vinto, per dire, adesso 20 anni di questo lavoro silenzioso che obbliga i ragazzi ad esprimere una sensibilità contro l'illegalità, contro la mafia, contro un certo modo di pensare, contro i cosiddetti muri di omertà, no? I muri parlanti. Il nostro artista ha realizzato l'anno scorso una cosa bellissima, ho dimenticato a dirti, in contrapposizione ai muri di omertà lui ha proposto i muri parlanti. È una cosa bella, una cosa interessante, poi magari te ne parlerà lui stesso, Don Antonio. Ora, capite, il senso è questo, cioè qui non è che stiamo facendo l'anniversario, il trigesimo. Cioè, vogliamo capirla una volta per sempre che qui io non sto facendo sentimentalmente una evocazione,
perché così si dice anche per strada, cioè, ma un vescovo ma non ce la finisce per fare queste cose, cioè no, non è un'evocazione di un giovane che purtroppo non c'è più e questo dispiace. Certamente noi prendiamo spunto da questa durissima verità, ma per ricomporre una relazione nuova, diversa. E se non lo facciamo noi credenti, noi non possiamo aspettarci che lo facciano quelli che non vengono in chiesa o che non hanno la percezione di che cosa vuol dire seguire Gesù Cristo. Quindi davvero io sono dispiaciuto, perché non mi aspettavo magari 100 persone, ma insomma, davvero. Allora potrebbe anche darsi che sia legato al fatto che dobbiamo ristudiare, no, la collocazione sia del giorno da un punto di vista settimanale. Qualcuno mi suggeriva, non necessariamente deve essere il 17, si potrebbe fare in prossimità del 17, ma il sabato, in modo tale che effettivamente sia molto più. Quindi può darsi che anche il fatto che alcune attività si facciano di mattina, altre di pomeriggio, cambiare possibile. Ecco, vabbè, tutto questo dovrà essere studiato, però davvero mi viene un po' da pensare, cioè significa che non abbiamo noi quella sensibilità, ripeto, non solo nei confronti del carissimo Francesco, che ripeto noi e ci dispiace per la sua famiglia e ci piange il cuore, ma qui, capite, c'è un modo di pensare che dobbiamo cambiare, capite, un modo di pensare. E la città di Barra Franca potrebbe essere un modello per le altre città, perché non è che altrove è meglio, perché se io penso a Niscemi o penso a Gela in una maniera un po' più, e anche qui la vicina Pietra Persia non scherza, e Mazzarino non gioca, capite? Cioè non è che Barra Franca, no, Barra Franca non è solo Barra Franca. Purtroppo abbiamo una mentalità che dobbiamo pian pianino provare a cambiare. Dobbiamo tutti noi credenti, discepoli di Gesù, dobbiamo tutti muoverci, tutti metterci in questa condizione, di promuovere coloro che hanno questi, i catechisti, i sacerdoti anzitutto, il vescovo anzitutto, i sacerdoti e quindi i catechisti e poi tutti i vari organismi pastorali e tutti i credenti sensibili. Se non ci muoviamo, e sto parlando solo da un punto di vista ecclesiale, poi da un punto di vista civile ci pensa il carissimo sindaco, perché chiaramente io non posso e non devo interessarmi. E quindi, ma le confraternite, Angelo, non sono le confraternite. E no, per dirti, capisci? Cioè, e qui però chi ci occupo io, allora Don Giacomo. Don Giacomo, i Samardini, i confratelli, gli scout, non sono gli scout, capisci? Cioè, ora, probabilmente la questione è legata forse alla... quindi non colpevolizzatevi nessuno, non vi preoccupate, però è un momento in cui dobbiamo riflettere. Non è che mi interessi molto se abbiamo fatto o facciamo cattiva figura nei confronti di Don Antonio, perché con Don Antonio siamo amici e io sono abituato, Don Antonio altrettanto, a parlare alle masse e a parlare a quattro persone. Per 20 anni ho parlato a 12 ragazzi, per la mia vita ho sempre solo parlato a 12 ragazzi, più poi la scuola, vabbè, ma la scuola erano 12 più 12, quindi circa 24 ragazzi, quindi alla fine non ho parlato, non ho avuto mai le masse. Come? Ora sto recuperando tutto quello che in passato avrei dovuto, per cui non mi interessa. Don Antonio parlerà con la sua enfasi anche a noi che siamo pochi, però davvero dobbiamo metterci un po' seriamente su questa lunghezza d'onda. Ecco, qui saluto i genitori di Francesco, che ripeto, noi viviamo sempre con molta serietà e anche senso di dolore quello che è accaduto. Lo sentiamo profondamente, io continuo ancora a sentirlo e per me è importante, però l'ho già detto, per me è anche, non solo, ma è anche uno spunto, perché sto per dire una cosa brutta, però il Signore aveva permesso, poi magari all'ultimo momento liberò
Abramo dalla difficoltà di, addirittura di sacrificare il proprio figlio. Non lo ha fatto però invece nei confronti del proprio figlio vero, cioè Dio ha permesso che Gesù venisse messo in croce, morisse e così di seguito. Cioè, non so se questo sacrificio di Francesco sia importante per farci cambiare a noi. Certo, la famiglia cerca giustizia, ma noi, oltre a giustizia, cerchiamo anche che la mente cambi. E dobbiamo cambiare. Dobbiamo cambiare. Non è possibile che poche famiglie, delle persone, ci dominano indirettamente. È impossibile una cosa del genere. Mi piaceva Don Antonio che a un certo punto ha detto una cosa bellissima. A un certo punto ha detto: io mi inchino solo di fronte al mio Padre Eterno che si chiama Dio. Però giocava su questa ambiguità del Padre Eterno perché il capo mafia di una città lo chiamavano il Padre Eterno. Capite? E quindi cioè noi veramente non inchiniamo il capo davanti a nessuno. Perché? Perché noi abbiamo Gesù nel nostro cuore e ci crediamo fermamente. E questo lo facciamo, e qui do ovviamente presto il fianco al carissimo professore, io penso ai ragazzi, che vengono educati in questo contesto di mentalità. Ecco perché reagisco così con grande fervore, capite? Per questo motivo, perché ripeto, non mi interessa più di Don Antonio, anche perché siamo entrati in amicizia e lui non ci resterà male se non vede la chiesa piena. Io invece piuttosto penso ai nostri ragazzi, e chissà se il Signore non abbia permesso nella sua onniscienza, e non si capisce la ragione perché non lo capirò mai, questa situazione di Francesco per dire: oh, Barra Franca, ti vuoi dare una mossa? Cambiamo indirizzo, cambiamo prospettiva. Intanto vi ringrazio voi che siete venuti e ascoltiamo adesso Don Antonio, che appunto non ha più bisogno di essere presentato, perché so che alcuni di voi hanno poi, come sempre, grazie a Dio abbiamo internet, quindi curiosamente dice: ma questo qui è Don Antonio, che magari Don Ciotti, bene o male, si sa, ma Don Antonio, Coluccia. Allora, so che lo conoscete in parte, veramente è un giovane prete, ha appena 41 anni, 42, ma li devi fare? Ma li devi fare a novembre? A giugno, quindi siamo lontani. Allora siamo sempre nel 41esimo già compiuto, 42 che già vivi in pienezza, verso il 43esimo. Questo volevo dire. Lui si occupa, è un padre vocazionista, è un religioso, e si occupa, ma ne parlerà meglio poi lui, vivendo la sua esperienza, si occupa di questo recupero, anzi meglio ancora di questa integrazione, la parola giusta che utilizza, dell'integrazione dei ragazzi che purtroppo vivono in condizioni difficili, no? Per tante ragioni di povertà, di miseria, ma anche moralmente per questioni di mafia. Per cui, a causa di alcune sue prese di posizione così molto aperte, oggi è anche accompagnato dalla polizia, e la sua testimonianza è stupefacente, ripeto, per la sua giovane età, per aver capito che il Vangelo è soprattutto annuncio sociale, perché io sono un esegeta e penso di parlare anche con una certa autorevolezza. Leggendo il Vangelo non riesco a cogliere tutte quelle speculazioni teologiche che poi ci facciamo uscire noi teologi, ma piuttosto un atteggiamento molto semplice di azione pastorale immediata, di contatto, di incontro con le persone, con i ragazzi, con gli ammalati, con i peccatori, e quindi la sua azione è un'azione sociale. Però oggi questo termine lo possiamo utilizzare anche a testa alta, perché nessuno può equivocare. Non stiamo parlando di socialismo, non stiamo parlando di utopia sociale alla Engels,
Noi stiamo parlando di sociale, nel senso evangelico, capite? E quindi è quello che fa il carissimo Don Antonio, e noi lo ascoltiamo volentieri per anzitutto lasciar così alimentare in noi una certa sensibilità e poi per riprendere con lena il cammino della testimonianza cristiana. Grazie Don Antonio per essere qui ancora in mezzo a noi e ti ascoltiamo. Giuseppe, partiamo dai fatti. Buonasera a tutti, io mi chiamo Antonio Coluccia, sono un sacerdote vocazionista, vivo a Roma in un bene confiscato alla mafia, alla banda della Mariana, al boss di Roma Nord. E quindi ascoltare il vostro vescovo in questa esortazione è per dire che quando vediamo le chiese vuote sono abituato, perché quando si va a parlare di fatti criminosi, come si parla in questa città, è una bellissima città, ma siccome noi non vogliamo essere ipocriti, non vogliamo salvare i principi e ammazzare le persone, come in questa città, guarda caso, c'è una costante, si ammazza sempre la gente, e non lo dico io. Se per favore mandi, parto dai dati di cronaca. Quindi è una sconfitta, non è né del vescovo, né di Don Antonio, né della Chiesa di Gesù Cristo. Noi come cittadini abbiamo un grande dovere, quello di avere la spina dorsale, perché noi siamo battezzati, il popolo di Gesù Cristo, siccome Gesù Cristo ci ha insegnato che nulla è facile, perché neanche per lui è stato facile, quindi siccome io mi devo conformare a Gesù Cristo, quindi tutte le agenzie educative sul territorio, chi sono le agenzie educative sul territorio? In primis l'istituzione comune, l'autorità DPS, il sindaco e la sua amministrazione, le scuole che oggi ci hanno dimostrato i ragazzi, è bene parlare a loro perché loro sono quella generazione che ancora non è inquinata, non è compromessa, perché ci conosciamo tutti, favore a uno, favore all'altro, conosci le situazioni, quindi ti devi stare zitti. In fondo ciò che io ho la percezione di questa città, proprio in schiettezza, è che l'omertà è a 5 tacche come il telefonino. E questi sono i fatti che lo dimostrano e chiedo qualcuno mi smentisca. Quindi che cosa succede? Che vedendo alcune situazioni che stanno accadendo, se non altro il principio pastorale della Chiesa, come ci hanno sempre educati, è l'incarnazione. Gesù Cristo si è incarnato, ha fatto storia. Gesù Cristo ha assunto il Vangelo della responsabilità. Responsabilità come risposta, non come delega, non come lavarsi le mani. A me non interessa, no, a me interessa la vita della gente, la mia città. E allora Papa Francesco forse perde tempo per alcuni di questa città quando scrive nella Laudato Si: questa terra l'abbiamo ricevuta in eredità come un dono, come un regalo, faremmo bene a chiederci come la vogliamo lasciare. Ora è il momento di azioni coraggiose per restituire la dignità agli esclusi e a prendersi cura della natura. Allora vedete, ciò che accade non c'è mai verità. Come si può costruire una società, un vissuto sociale, senza verità? Parlavo delle agenzie educative, quindi credo che qui ci sono 56 associazioni di volontariato, no? Non so, Don Milani diceva, I care, mi sta a cuore, vorrei chiedere io a un cittadino di questa città, ma a te cosa ti sta a cuore? Che senso hai tu di chiesa? Che senso hai tu di chiesa? Che cos'è te la chiesa? Diventare un prigioniero di riti e tutto ciò che accade al di fuori della porta non ti appartiene? Che cos'è per te vivere nella tua città? Cittadino, non so quanti abitanti sono in questa città, 12.000, 13.000, sull'ufficio anagrafe certamente tutti saranno registrati come cittadini, ma attenzione, come cittadinanza attiva, come partecipazione sociale, quanti sono? E se non c'è questo coinvolgimento, la tua città, ti appartiene la città, non puoi vivere, come dire, in maniera neutrale, quello che accade non ti tocca, perché oggi è successo alla famiglia di Francesco, domani, come sta accadendo, stanno succedendo ad altre famiglie, questo è grave, io non so che cosa pensano i cittadini, mi sembra che qui c'è un livellamento.
Ma la coscienza, che cos'è? Che cos'è sta coscienza? Ma l'Eucaristia, che cos'è l'Eucaristia per un battezzato di questa città? È un farmaco dove ti deve ubriacare e non ti deve lasciar pensare? O ti crea coscienza? Chi sei? Da dove vieni? Dove vai? Che cos'è per te? Cioè, questo significato, che cos'è per te? Io questa è la riflessione che facevo oggi, camminando, osservando, no? Anche perché è grave quello che sta accadendo. Vedete il consenso. Vede qui, se io comincio a dire, guarda che tu c'hai un atteggiamento malavitoso, io no. No, attenzione. Il silenzio è mafia. È mafia. Non ci sono due strade. È mafia. Perché oggi voi siete un po' il popolo della speranza, no? Io credo del popolo di Israele. Non erano tantissimi. Quando erano pochi che cercavano salvezza e quando ricevevano salvezza subito si dimenticavano, no? E quindi un buon atteggiamento un po' di chi cerca allo stesso tempo dimentica. E qui invece bisogna avere un po' memoria operante, no? Non è una semplice memoria perché il vescovo deve fare una cortesia alla famiglia o il parroco deve fare una cortesia per dire alla famiglia quanto siamo bravi noi parrocchia, facciamo vedere che non ci dimentichiamo. Ma è grave quando io vado a intercettare in una comunità come questa, che ossia è un pallino, ma sto vescovo che c'hanno nella testa? Ma sti preti che cosa si sono messi in testa? Speriamo che siano tutti preti, che hanno la voglia di prendere posizione come ci ha insegnato Cristo. Perché? Perché se non siamo condimenti anche noi, perché noi dobbiamo rispondere al Vangelo delle Beatitudini: beati miti perché erediteranno la terra. Gesù Cristo non ha detto mai beati muti, miti e non muti. E poi vorrei dire un documento che non l'ho scritto io, Educare alla legalità, scritto dalla Conferenza Episcopale Italiana dal Dicastero Pace e Giustizia del 4 ottobre anno 1991, dove dice: una mobilitazione delle coscienze dei cittadini perché sia recuperata assieme ai grandi valori dell'esistenza la legalità e sia un insieme ai grandi valori dell'esistenza che si contrappone all'omertà, che non è affatto un'attitudine cristiana. L'omertà non è un'attitudine cristiana, lo dice qui la Conferenza Episcopale, non lo dico io. Allora vedete il nostro territorio, l'ambiente, la spazzatura che diventa il bancomat dei politici, no? Ossia le tangenti, la corruzione, no? Noi vediamo alcune sigle. Che cosa sta accadendo? Che cosa intendiamo noi per partecipazione sociale? La Chiesa non vive nel cielo, vive il qui ed ora e annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino. Ma questo regno di Dio chiede a me, chiede a voi, ad ognuno, ad ogni singolo battezzato, chiede di essere costruttore, non distruttore, costruttore. Ciò che noi dobbiamo invece togliere sono quei rami secchi che non portano frutto. E quei rami secchi quali sono? L'omertà, menefreghismo, depressione sociale, delega. Questo dobbiamo potare perché porti più frutto, perché Cristo ti ha scelto, perché la tua vita abbia un senso. Non ti ha scelto perché tu devi parcheggiare quelle quattro frecce. Ma sì, ma tanto lascia stare, sta succedendo questa cosa. Mi sembra che alberga qui una mentalità, io sono del Salento, che è più o meno uguale a certi aspetti della mia terra. La vedo proprio, palpante, proprio, mi sembra di toccarla, che è questa. Figlio mio, se tu vedi qualcosa, tu zitto devi stare, tu non devi parlare, fatti i fatti tuoi. Questo è educare mio figlio, è uno stile malavitoso. Non si può chiamare diversamente. Credo che proprio oggi, qui, tutti dovremmo fare una riflessione. C'è un'emergenza educativa. C'è un'emergenza educativa. Non c'è la percezione dei cittadini. Non c'è proprio la percezione, voi perché il territorio è anche particolare. Allora, quanto scritto anche da Papa Francesco, che è importante, no? Nella giornata, se vi ricordate, sulle vittime di mafia, scrive: la comunità cristiana e civile deve impegnarsi sempre più nella costruzione di una società giusta, libera dai condizionamenti malavitosi e pacifica, dove siano tutelate dagli organi competenti le persone oneste e il bene comune. Le persone oneste e il bene comune. Scusate, non voglio provocare, ma qui accadono omicidi, no? E in psicologia si dice che c'è una costante e una variabile, no? Per studiare il comportamento umano attraverso l'osservazione. Quindi mi sembra che la costanza di questa città è che qui
si ammazza e che la vita viene barattata e che la vita non vale niente, si contrappone se non altro al quinto comandamento: non uccidere. Com'è possibile? Ma com'è possibile? A te cristiano niente ti tocca tutto questo. Quando tu leggi una notizia ti scivola così, ti scivola? Ma che è un mattatoio? Che cosa è? Allora ecco la riflessione che si impone proprio, no? Nella nostra vita. Mi sembra di capire che quello che dice Martin Luther King, no? Dice: non ho paura, l'ho ripetuto anche prima ragazzi, non ho paura delle parole dei violenti, ma del silenzio degli onesti. Un po' riassume un po' l'atteggiamento, no? Come abitare la tua terra, come tu abiti il tuo comune. Il paese non appartiene all'amministrazione comunale, loro sono i custodi, sono chiamati dal popolo, legittimati dalla democrazia ad amministrare, ma non si può amministrare senza cittadini. Cioè la partecipazione ci vede tutti coinvolti, il bene comune deve essere affermato da tutti i cittadini, con atteggiamenti, con uno stile di vita, il rispetto delle regole, la legalità, il territorio, legalità è qualcosa che ci lega, che ci unisce, perché la legalità conviene a tutti. La giustizia è un diritto di tutti. Allora, per Francesco, ciò che si sta chiedendo, non stiamo chiedendo che gli asini devono volare, stiamo chiedendo giustizia, un diritto sacrosanto, come per tutti gli altri omicidi fatti su questa terra. Allora, ecco, diventare testimoni di speranza, come dicevamo oggi ai ragazzi, no? Come per citare Sant'Agostino, la speranza ha due figli, l'indignazione, il coraggio, il secondo figlio. Allora mi chiedo e dico, ma faccio un esempio, se la chiesa locale, quando qui ammazza non dice mai niente, è normale? Secondo me no. Se la chiesa locale non si indigna, perché il non parlare si diventa conniventi, perché si dà consenso. Io permetto che accadano certe situazioni e io non prendo posizione, perché se prendo posizione mi annemico uno, mi annemico due, mi annemico tre, mi annemico quattro. No, prendere posizione. Cristo questo ci chiede: abitare in chiarezza il tuo territorio, perché è il luogo del territorio dove Cristo si manifesta. Oggi Cristo cosa dice a te nella tua vita? Allora il Vangelo che cos'è? Una piccola bomboniera, oggi la sposto di qua e domani quando mi conviene la sposto di là. Allora la forza della mafia sta nella nostra debolezza, e oserei dire di un atteggiamento malavitoso che si coglie senza offendere nessuno, si coglie da chi è esterno che viene, lo coglie in alcune situazioni, in alcune, vedi proprio, no? Come dire, la voglia proprio di rimanere così, ossia come dice Papa Francesco, incidentati. No, è la voglia del cambiamento invece, ecco i ragazzi, quello che oggi i ragazzi, questo motore della speranza, no? I ragazzi di oggi hanno veramente acceso il motore della speranza in questo periodo, che dovrebbe farci riflettere un pochettino tutti quanti, noi più adulti. E adulti perché? Perché noi adulti tante volte siamo molto condizionati. Allora comprendere che la strada maestra che Gesù Cristo ci insegna non è l'omertà, non è il mettersi da parte, è quello del parlare, incominciare a metterci insieme, perché oggi ha toccato quella famiglia, ma domani sarai toccato anche tu, la tua famiglia, anche perché quali sono gli interessi dei malavitosi su questo territorio? Droga, mi sembra che la droga c'è. La cocaina si pippa, eh? Eppure tanta. Ma faccio un esempio. Ma non ci tocca a noi chiesa se qualche ragazzo pippa la cocaina? Qualcuno dice, mica colpa mia. No, non è colpa tua. Ma noi dobbiamo, pastoralmente dobbiamo cercare di comprendere. Non abbiamo le soluzioni, perché anche io in parrocchia non ci abbiamo le soluzioni. Ma ci dobbiamo porre una domanda. Che cosa sta accadendo? Le situazioni di violenza domestica nelle famiglie, quando accadono, le donne, come vengono trattate le donne? Sono rispettate o vengono caricate di botte? Mi sembra, ho sentito qualcosa oggi io, qualcuno che mi ha così esternato, confidato. Ma ne vogliamo parlare anche di altre situazioni che si verificano? Allora, che cosa sta succedendo? Riappropriati della tua città, la tua città ti appartiene. Non è ecco il popolo che dorme il sonno della pace, un popolo che dorme, ecco, oserei dire così, come un po' di cenere, no? Si dorme tranquillamente, delegando ad alcuni che si devono interessare, alcuni della cosa pubblica, alcuni della chiesa, è un po' così, ma che nessuno deve rompere.
usando il termine, perché nessuno deve no. Invece oggi noi vogliamo proprio, come dire, secondo il Vangelo di Gesù Cristo, spaccare quelle catene del gioco, del silenzio omertoso. Basta, basta. Non vogliamo, come dire, mettere il dito nella piaga alla mamma e al papà di Francesco e alla sua famiglia, che ne ha... non vogliamo mettere il dito, ma attenzione. Prima che Francesco è stato ucciso in quel barbaro modo, interroghiamoci se non abbiamo ucciso, l'ha ucciso prima la comunità civile col suo silenzio e poi la comunità cristiana col suo silenzio, perché altrimenti, se fosse il contrario di quello che dico io, dovevamo avere già la persona che ha compiuto questo delitto. Invece non abbiamo giustizia, e se non abbiamo giustizia è perché un cancro si è inserito nel tessuto sociale. C'è qualcuno che tira qualche filo da qualche parte, perché gli va bene così, e stanno cercando di paralizzare un tessuto sociale. A queste persone noi vogliamo dire giù le mani, perché Cristo ci chiede altro. E allora ciò che accade è che Don Puglisi, per parlare di un prete di questa terra, Don Puglisi, prete siciliano, per dire che, guardate, che le persone che hanno a cuore l'omertà e che vogliono mantenere sudditi le persone, perché il primo dono che Gesù Cristo ci ha fatto è la libertà. Tu sei mio figlio, tu sei libero. Invece no, c'è chi ci vuole mettere il guinzaglio. Ebbene, Don Puglisi, quando i suoi ragazzi cercava, perché il malaffare si combatte con la cultura, con la scuola, con l'informazione, no? La coscienza. Non posso avere coscienza se io non vengo informato e sono formato. Ecco l'agenzia, il ruolo di tutti quanti noi, il ruolo anche del vescovo, del pastore, no? Che non è un mercenario, non è venuto per fare azienda, viene perché gli interessa la vita della gente. E se c'è un problema, come c'è, e come si è manifestato e come è successo già, c'è qualcosa che non va e che pone un punto interrogativo e che esorta tutta la comunità cristiana e civile a chiedersi. E allora, vedete, i malavitosi arrivano anche a scrivere il Padre Nostro, che io vi darò lettura. Padre mio, tu sei un uomo d'onore, il tuo nome lo devi fare rispettare e tutti ti dobbiamo obbedire. Quello che dici ognuno lo deve fare, perché legge se non vuole morire. Tu ci sei padre e ci dai pane e lavoro, e non ti tiri indietro se devi ripulire un po' a chi possiede, perché sai che i picciotti devono mangiare. Chi sgarra, lo sappiamo, deve pagare. Non perdonare, altrimenti sei un infame, ed è infame chi parla e fa la spia, è la legge di questa compagnia. Mi raccomando a te, padrino mio, liberami dagli sbirri, libera me e tutti i tuoi amici. È aberrante. Allora, attenzione, che il silenzio porta a questo tipo di padre. Chi tu hai scelto per tuo padre? Il Padre nostro è nostro perché mi chiede di abitare la mia terra e di dare senso alla mia vita. Quest'altro Padre nostro dei malavitosi esprime altri valori. Ecco, dice gli sbirri, l'infame, no? In fondo qua, se poco poco la gente comincia a parlare, fai attenzione, quello è l'infame, quella si sta cantando, no? Quello... No, invece è un tuo diritto come cittadino, no? Tu hai il dovere, abitando la tua città, il dovere di parlare, hai il dovere, il tuo dovere. Invece no, che cosa accade? Accade che le cose cominciano a cambiare in maniera diversa. I doveri del cittadino invece non si ricorda quasi mai, si ricorda solo dei diritti. Allora, ciò che è accaduto e ciò che sta accadendo è così, come lo dimostra le notizie di cronaca, ci chiama tutti quanti noi alla conversione, no? Noi cristiani in modo particolare in questo tempo di avvento. In questo tempo di avvento io chiederei alla mamma, tu cara mamma, che sei stata ferita nel più intimo a perdere un figlio, cosa ti aspetti di questo avvento? Solo una cosa, giustizia. Solo quello in questo tempo di avvento. Il Signore della storia è della giustizia. Credo la giustizia. Ma non è soltanto una risposta che attende la mamma, che attende tutta la diocesi, che attende ogni buon cittadino. Un cittadino con la C maiuscola. Un cittadino che riconosce l'unico Dio e che non serve altri padroni. E che non ha paura. Perché non bisogna avere paura, anche Gesù Cristo l'ha detto. Non abbiate paura, io ho vinto il mondo. Allora che dirvi? Che dirvi? Che se quando già io entro in un bar, e faccio un esempio spicciolo,
entro in un bar e quando entro in un bar vedo che ci sono le macchinette mangiasoldi che come di solito sono legate a situazioni particolari, la gestione di queste macchinette mangiasoldi, io arrivo lì e trovo un cartello: giocare troppo potrebbe creare dipendenza. Voi capite l'offesa all'intelligenza delle persone? E tu, cittadino, possibile che non ti indigni a vedere solo quel cartello e a vedere che tanti si vanno ad affogare lì? E come fai a non vedere che nella tua città c'è un alto tasso di disoccupati? Ti chiedi perché, che cosa sta accadendo? Ti poni la domanda? È chiaro che le organizzazioni criminali sul territorio hanno, come dire, hanno terreno fertile, perché la risposta dello Stato è il lavoro. Allora chiederei al signor sindaco una cosa, di fare presso il ministro, perché non è possibile che in una città, in un comune come questo della Repubblica Italiana, non ci siano risposte. Non possiamo essere trattati come l'ultima ruota del carro, perché i cittadini di questa città pagano le tasse come le pagano a Trento e a Milano, con gli stessi tassi. E allora anche i cittadini devono essere trattati, anche la gente chiede di essere difesa, di essere custodita, di essere amata, di non essere barattata. Allora, scusate se mi permetto di dire che ognuno di noi è portatore sano di legalità nella propria realtà, portatore sano di legalità, portatore soprattutto di speranza. Ecco la dimensione anche, ritorno sempre sul territorio, no? Il tuo paese ti appartiene, perché vedere dei ragazzi che si bevono la vita, vedere che oggi se vuoi essere felice, sì, gratta e vinci. Cioè, che cosa, il gioco, no? Uno Stato che ti educa, ti droga al gioco, no? Ma scusate, ma i cittadini riflettono queste cose? Tu entri lì e quella che dice, vuoi un gratta e vinci? Vuoi diventare milionario? Ci stanno educando a che cosa? Al gioco. Ma quali sono i valori? Ciò che vale, che cos'è? Ciò che vale realmente, no? Io do qualche flash. Che cosa sta accadendo? Allora vediamo che gli ammortizzatori sociali delle nostre città, chi sono? Gli anziani, i diversamente giovani, i nostri pensionati. E se noi vediamo tutto il giro delle macchinette, il giocare alle macchinette, dopo il sindaco si ritroverà perché le chiedono il contributo sociale, perché rimangono senza soldi, il problema della ludopatia. Il parroco si ritroverà perché cercheranno il pacco Caritas. Allora ecco il discorso preventivo, no? A monte, no? Ecco la coscienza, no? Ecco la cittadinanza attiva, la partecipazione sociale. Questa terra ti appartiene. Domani ti chiederai, io cosa ho fatto per la mia terra? Oltre che puntare il dito e dire che gli altri devono fare, col pollice tu devi dire, io cosa posso fare? Io cosa posso cambiare? In prima persona. Io non posso aspettare che il mio papa faccia solo delle cose, ma io come prete mi devo assumere delle responsabilità. Io oggi, dove Dio mi chiama, cosa io posso fare? Qual è il contributo che io posso dare? Ecco la pienezza, no? Anche del Vangelo di Gesù Cristo, che ci apre soprattutto sentieri di speranza. Allora, è la cultura che dà la sveglia alle coscienze, la cultura è la scuola, e il silenzio si ha spiegazioni, non ha giustificazioni. Quindi è partire proprio da qui, che poi il vostro vescovo con i vostri sacerdoti e il comune per quanto gli compete potrebbe aprire una grande riflessione per dire, ma stiamo andando proprio bene? Secondo me no, tutta schiettezza, no, per me non è normale che la gente venga ammazzata qui con un periodo proprio di tempo, di mesi, viene ammazzato uno e non si sa niente. È normale? No, non è normale. Chi sei tu per uccidere tuo fratello? Chi sei tu? Chi ti legittima per uccidere tuo fratello? Ma stiamo scherzando? Cioè, la vita di un uomo qui vale quanto, come dire, con tutto rispetto agli animali, un gattino, un cane. Cioè, così, siamo così. Allora ecco, ci dobbiamo riappropriare della nostra città, riappropriati di te. Ecco, mi sento di dare questo messaggio che sia soprattutto un messaggio di speranza. Non c'è fedeltà senza rischio, non c'è fedeltà senza rischio, quindi il rischio ci appartiene a tutti quanti noi. È chiaro che dire delle cose comporta anche assumersi delle responsabilità in prima persona e che potremmo creare dei problemi, perché ci saranno persone che, come i malavitosi, che la pensano diversamente da noi. Ma
questo non può diventare il mio problema. Loro sono il problema, noi no. E vuole dire a tutta questa gente che impugna le armi per ammazzare la gente, vuole dire innanzitutto sono poveri, non sanno parlare, sono in crisi con la parola, perché l'unica strada è la violenza, la tracotanza, la prepotenza. Solo questo sanno fare, impugnare un'arma. Sono persone senza attributi, si fanno forti solo se hanno un'arma in mano. A queste persone, quello che già ho ribadito prima, vorrei dire, voi, gente che sparate, che rubate e che spogliate della dignità le persone, noi, gente che speriamo, ma la speranza deve essere una strada concreta dell'impegno, della condivisione, della fraternità. Allora vi ripeto le parole di Paolo Borsellino: chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta soltanto. Io, noi, voi, da quale parte stiamo? Grazie. Grazie Don Antonio. E adesso possiamo ancora avere qualche minuto per delle considerazioni personali, delle riflessioni che possiamo fare ad alta voce, una sorta di, a parte che possiamo fare anche delle domande, anche curiose se volete, cioè, cosa fai, eccetera. Potrebbe essere una bella testimonianza che può così stimolare noi, ripeto, nel acquisire la dimensione sociale del Vangelo. Oggi ho avuto un'ispirazione, potrebbe anche darsi che la farò diventare un capitoletto della mia lettera pastorale. Ecco, quindi certamente curiosità, però anche considerazione. Proviamo per esempio a pensare cosa posso fare io per cambiare la mia città. È una domanda che è molto alta, molto, molto impegnativa in verità, come se questa domanda riguardasse soltanto l'amministrazione, riguardasse i sacerdoti, invece ci riguarda tutti quanti e ci riguarda anche nel nostro piccolo, nella nostra vita quotidiana, nel nostro modo di fare, e forse addirittura potrebbe anche darsi che una domanda del genere ci impegna a tal punto di dire forse dovrei cambiare modo di vivere, di fare le scelte. Ecco, proviamo a condividere qualcosa e comunque anche a chiedere, a domandare. Sì, certo, ti passo subito la parola. Non c'è bisogno che vi alzate, io stesso vengo a porgere il microfono, c'è la possibilità, quindi io stesso vengo a porgere il microfono. Faccio il balletto, posso farlo? Il balletto di Don Antonio. No. Volevo dire una cosa importante, io mi trovo a Roma, vi racconto un fatto proprio concreto, dove c'è una donna, chiaramente fa la barbona, no? Come sapete non si possono lavare, sono lì, non sono considerati. Don Riboldi li chiamava, non i senza tetto come li chiamiamo noi, senza tutto Don Riboldi, un grande vescovo, anche morto da poco, ad Acerra, un vescovo che si è assunto la responsabilità, che ha amato il suo popolo e ha difeso il suo popolo. Quindi non vi chiedete perché si fanno queste iniziative. Se uno ha coscienza dovrebbe dire grazie, finalmente c'è un vescovo col pastorale, con la P, per indicare qualcos'altro. E per dire che questa signora stava lì buttata, si sente male, si chiama l'ambulanza. Gli arrivano gli operatori sanitari e non la caricano nell'ambulanza perché puzzava. È grave, questa persona muore. Capite la vita umana, quanto vale? Allora vedete, se la Borsa di Milano perde due punti, tutte le agenzie di stampa ne parlano. Che cosa sta succedendo? Cioè, pensiamo, noi abbiamo un grande ruolo, la profezia. La passione per Gesù Cristo ci deve scomodare un pochettino, è quel fuoco che ti arde dentro e che non può rinfare il signor Ninì, ma devi esserci, questo ci chiede Gesù Cristo, no? Scusate, solo per, volevo aggiungere, per incoraggiarvi.
Don Antonio, sono Stella. A parte la bellezza e la profondità, che spero sia pedagogica, del suo discorso per tutti noi, poco fa, prima di iniziare, parlavamo, noi l'abbiamo detto, un po' tutti ci chiedevamo, l'abbiamo detto a tutti. Poi la sua frase, non basta dirlo, bisogna sensibilizzare. Era anche un'idea, quello che vogliamo fare, però ci troviamo un po' in difficoltà. Se può suggerirci qualcosa per essere più incisivi, per capire se stiamo andando per la strada giusta. Secondo me già è qualcosa, no? Perché bisogna dire che avete fatto tanto, Avete fatto tanto, ma non basta. Bisogna, per dire una frase del mio fondatore, sempre più e sempre meglio, sempre più avanti e sempre più in alto. Ossia, cosa voglio dire? Sì, si sta creando una coscienza. Le risposte ci sono, ma come dobbiamo migliorare, dobbiamo sensibilizzare di più. Evidentemente anche la comunicazione, no? Non sentire questo impegno, appunto come diceva prima il vostro vescovo, non è il trigesimo di Francesco. Francesco è perché è, e lo sarà, un emblema di un'ingiustizia, che Francesco non è solo figlio di una mamma e un papà, ma è che è figlio di tutti, come tutti questi che sono morti, queste persone che sono state ammazzate. Cioè, è un interesse che bisogna risvegliare nelle persone, no? E dire, guarda, che oggi tu come stai vivendo? Non so, perché stai al bar a bivaccare, per carità, cosa buona e giusta, ma c'è un qualcosa della tua città. Fai una scelta, da quale parte stai? Quindi secondo me bisogna sensibilizzare un po' di più, no? Comunicare, magari, non so se trovano giorni diversi, poi sarà il vescovo o la pastorella giovanile con chi di dovere ad organizzare in maniera diversa, non lo so, favorire tempi, orari, luoghi, come dire, ma che è un impegno di tutti, non può diventare un fatto privato. Ecco, secondo me qui non hanno colto la profondità, mi sembra di percepire, poi mi posso sbagliare io, la profondità di questo evento. C'è molto di più, perché è per aprire uno spiraglio. Io non lo so, ma io più volte sono stato ospite della Vita in Diretta, ho fatto storie vere, ho fatto varie, insomma, trasmissioni televisive, ma io mi sono meravigliato che qui non hanno mai parlato. Cioè, io non sono il signor nessuno, mo siamo a Natale, ma dopo io cercherò, mi prendo l'impegno pubblico di parlare anche dove mi chiamano. Io vorrei vedere di mettere un'attenzione mediatica qua, perché per me è grave. Cioè, io percepisco oggi una gravità. Cioè, qui la gente si ammazza tranquillamente. Ma stiamo scherzando? Alla manifestazione oggi i ragazzi c'erano perché stavano a scuola. Erano obbligati, no, scusate, in tutta franchezza e fraternità. Qui nessuno era obbligato per venire. Vabbè, ho risposto, no? Grazie. No, mi devo alzare perché voglio vedere chi siamo. Sì. La curiosità è data da alcuni fatti. Allora, io a prescindere dal compito che ho all'interno della Chiesa, e qui voglio fare una riflessione in merito, sono anche un consigliere comunale. Oggi abbiamo spostato un consiglio comunale per non farlo coincidere con questa giornata. Non siamo tanti i consiglieri comunali, siamo due più il sindaco, punto. E questa è una riflessione che faremo, la faremo all'interno delle forze politiche, e deve essere una riflessione seria. Certo, meglio di un consiglio comunale che si tenne 2 anni fa in concomitanza con gli eventi legati a Francesco, un consiglio comunale rissosissimo che se ne fregò di quello che stava avvenendo quel giorno a Banfranca. Come Chiesa, il monito del Vescovo oggi è stato un monito molto forte, che dobbiamo sentirci tutti addosso, sacerdoti e laici impegnati a vario titolo dentro la Chiesa, perché anche la Chiesa
è un'agenzia di formazione, forse la principale agenzia di formazione. E per parlare di quello che voglio dire io come Chiesa, mi rifaccio al Padre Nostro. Lei poco fa, Don Antonio, ha letto il Padre Nostro che dicono i mafiosi, o una parte dei mafiosi, ma penso che ci sia una forma simile per ogni tipologia di mafia. Noi ne abbiamo uno e tutti insieme chiamiamo Padre, il nostro Padre che sta nei cieli, e ce lo insegnò Gesù Cristo. Però questa Chiesa difficilmente riesce a produrre molto, e quel che si fa spesso non è proficuo, non è efficace, perché siamo tutti divisi, pur avendo uno stesso Padre. E parliamo di una comunità in cui non ci sono grandi divisioni fra protestanti, cattolici, ortodossi, no. Siamo divisi in io appartengo a questa chiesa, io appartengo all'altra chiesa. Dentro una chiesa ci sono divisioni, il catechista non può fare, non può collaborare con l'altro catechista. C'è un gruppo che non riesce ad essere tollerato da un altro gruppo. Tutti parliamo e recitiamo lo stesso Padre Nostro. Questo è, penso che ci siamo capiti tutti le cose, come dire, a cosa mi riferisco. Che se fossimo tutti più uniti, la finissimo semplicemente litigare fra di noi, la finissimo di dedicarci solo a riti stanchi, a volte inutili, e andassimo al cuore di ciò che il messaggio evangelico ci chiede, probabilmente oggi la Chiesa sarebbe molto più piena. Probabilmente bastava semplicemente il manifesto per far riempire la Chiesa, non c'era manco bisogno che i sacerdoti lo dicessero ad ogni messa e invogliassero ogni singolo parrocchiano a venire oggi qui. Da persona che vive in questa società mi pongo altri problemi ancora. E penso che ognuno di noi sarà capitato a pranzo oggi o in altri giorni di parlare con le persone che stavano intorno a quella tavola e dirci: perché a Badafranca non si scopre mai nulla? Oggi ero a tavola con alcuni amici, parenti, eccetera, eccetera, e si parlava che oggi si era inaugurato il RIS, la nuova stazione per il RIS di Messina. L'ironia di una persona un po' più avanti negli anni disse: i RIS solo in Sicilia non scoprono mai nulla. Queste sono cose che in qualche modo fanno parte di quello spirito, di quella coscienza che poi si rassegna. Se le cose non possono cambiare, perché devo cominciare io? Quindi anche questo è un ulteriore spunto, e quindi anche lì dobbiamo pian piano sollecitare queste aperture, togliere di mezzo questo spirito. Permetti che ti interrompo per favore. Io sono stato a Napoli. Io fossi io il sindaco, scusi, io mi dimetterei. E mi dimetterei con questa lettera presso il ministro dell'Interno. Io mi dimetto perché a Barrafranca non c'è lo Stato. Io le posso garantire che il sindaco sarà convocato. Dalle sue dimissioni a poco verrà convocato, perché se si dimette perché non c'è lo Stato è qualcosa di grave. È quello che è avvenuto in un altro comune del Napoletano. Immediatamente lo hanno chiamato. Allora qui bisogna farsi pure ascoltare, perché non è il popolo delle banderuole, qui sono cittadini che pagano le tasse come tutti e meritano rispetto. Quando i cittadini incominceranno a popolare le piazze, ci sono persone diversamente giovani, no? Quelle persone di un tempo forse non hanno fatto master, non sono dotto, prof, monsignori, preti e quant'altro, però avevano quella spina dorsale che al problema c'era la sua, e cominciamo a uscire fuori, a far sentire la loro voce. E credo che manchi proprio questo, no? Cioè, è un qualcosa che è trasversale, ci appartiene a tutti quanti, non è possibile fare rispetto. Qui stiamo, mi sembra che stiamo dal balcone, attendiamo dal balcone che le cose cambiano, non cambierà niente se noi non ci sporchiamo le mani. In fondo il Vangelo questo chiede, di sporcare. Poi superiamo tutte le idiozie, appartengo alla confraternita fatta la pesca più che all'altra, come dire, un qualcosa di concreto, agire, cioè bisogna agire, perché altrimenti non si va da nessuna parte, perché quello che stiamo noi assistendo qui inermi è che qui la gente viene ammazzata.
Scusa, ma l'ha data. No, me l'ha data tranquillamente. No, quello che dicevo io, come si fa a vincere poi quello spirito di persone che si rassegnano, tanto le cose non cambieranno mai. Lei già ha dato uno spunto, ma è chiaro che quello che bisogna fare è una rivoluzione lenta, continua, culturale, che deve avvenire nel quotidiano, anzi, minuto dopo minuto. E questo è il grande compito che la Chiesa da lievito deve fare. Papa Francesco da tempo parla di una Chiesa in uscita. Il nostro Vescovo poc'anzi sottolineava come è importante che questa memoria ci faccia prendere coscienza nuova per cambiare. Spesso e volentieri, e anche in una indagine fatta nella nostra diocesi, rimembrandola, si dice che c'è una dicotomia tra fede e società. Ormai la fede è relegata al privato. Io mi faccio, alla luce di tutto questo, una domanda, la faccio a me stesso, la faccio qui pubblicamente. Forse è arrivato il tempo di farsi la domanda forte: c'è una sintonia tra culto e azione sociale? O spesso c'è un preponderante culto che non produce pensiero, che non produce coscienza, e che una coscienza credente non sa essere sale e lievito? Lo vuole, lo desidera, non ce la fa. Perché, lo dico spesso, l'ho detto in tante omelie, una delle azioni oggi di quel 2% che domina il mondo, di cui le mafie si servono, è che ci hanno rubato il pensiero. Cosa ne pensi? Grazie. Certamente il mio pensiero è che noi dobbiamo reagire. Non posso rimanere inerme al fatto di vedere, vado sempre sul punto, scusate, parlo di Barafranca perché mi trovo qui, la realtà dei fatti, no? Quindi la realtà dei fatti, parto dal dato, vedo che qui accadono certe cose, la domanda è: io come credente nel Vangelo di Gesù Cristo, e come diceva Livatino, nostro Signore Gesù Cristo non ci chiederà se siamo stati credenti, ma ci chiederà se siamo stati credibili, no? Quindi credente, credibile. Ossia, e quindi se credi, se hai una convinzione profonda di fede, perché non ci può essere una dissociazione tra ciò che credi e poi come ti comporti. Faccio un esempio: se io credo nel Vangelo di Gesù Cristo, mi è capitato, per esempio, con tutto rispetto al gruppo dei neocatecumenali, ma mi è capitato uno dei neocatecumenali che prestava denaro allo strozzo. Cosa stai facendo? Credi nel Vangelo di Gesù Cristo? Credi nell'economia del dono? Attenzione, che cosa sta accadendo? Cioè, se credi, ti devi comportare di conseguenza. Per carità, è contemplata la fragilità, lo sbaglio per me, per primo, per tutti. Ma se credi, devi mettere in essere quelle azioni che aprono sentieri di speranza. Invece a volte, quello purtroppo che accade, che anche io ho riscontrato, è che a volte, vedete, il rito è importante, no? La Santa Messa. La Santa Messa non è semplicemente impegnare quel tre quarti d'ora, è importante perché da lì, dalla fonte, io ho bisogno di venire alla fonte, ho bisogno della parola di Dio che suscita la mia fede, che rafforza la mia fede, la parola, perché non mi metto nelle mani di chi che sia. Cosa dice a me la parola di Dio? L'Eucaristia come quel farmaco che rinforza la mia vita spirituale, che Gesù Cristo è dentro di me, ma è dentro di me a braccia aperte, che dice: condividi, apriti, non chiuderti, apriti all'altro, l'altro che non la pensa come te, che non è uguale a te, altro, il diverso, non come un problema, ma
come una risorsa, no? Quindi anche qui, che prospettiva noi abbiamo anche qui, anche pastorale, no? Come noi vediamo, se io la penso diversamente da qualche altro prete, non posso diventare il problema, perché tra noi preti non ci hanno fatto uno stampino, tutti uguali. Ogni prete è particolare. È particolare perché? Perché Dio, in quella persona, ha cercato di agire, di creare un capolavoro. E quindi tutti dobbiamo concorrere all'unico Padre che ci ha chiamati. L'unico, non ci stanno tanti che ci chiamano al dono della vocazione, no? Quel Padre che ci chiede responsabilità, quel Padre che quando noi predichiamo dal lambone, che sta di qua, no? Noi predichiamo a senso unico, no? Perché io proclamo la parola di Dio, faccio l'omelia e l'assemblea ascolta. L'assemblea non ha modo di intervenire. Quindi attenzione, ma nel momento in cui c'è un'omelia fatta da un sacerdote, da un presbitero, che cosa avviene? È un prolungamento del Vangelo che viene tradotto in prassi, non che vola. Concretamente, Vangelo di domenica scorsa, qual è l'impegno per te del Vangelo di domenica scorsa? Terza domenica di Avvento, gaudete, gioite! No, tutti depressi, stanchi. Gesù Cristo non ha bisogno che prendete le croci, l'ha presa già Lui. Vuole che ti muovi, che sei gioioso, perché essere cristiano significa porti la gioia dentro di te, porti lo Spirito Santo dentro di te. Devi essere diverso, devi agire, ti devi muovere. Ponte, che sappi guardare orizzonti nuovi. E allora quello che diceva prima il donno, è vero, a volte riscontriamo questo, tra ciò che dici e un po' i farisei, no? I farisei che cosa facevano? Dicevano delle cose, ma poi non facevano le opere. Ma Gesù Cristo che cosa fa? Non gli ha contestato mai la legge, quello che dicevano. Gli ha contestato le opere, perché quello che dicevano non lo facevano. Imponevano pesanti fardelli sulle spalle delle persone e loro non le toccavano neanche con un dito. Ma attenzione che lì ci possiamo trovare anche noi battezzati, eh? Anche noi battezzati. Come nella mia famiglia, come cerco di educare mio figlio? Nella mia famiglia, no? Che cosa dico a mio figlio? Si furbo? Cerchi di fregare l'altro, mi raccomando? Sii intelligente, si scaltro, cerca... oppure lo educo nella responsabilità, nel rispetto degli altri. E quindi, vedete, il Vangelo non chiede a me di essere accolto nella mia vita al 70%, al 100%. Il Vangelo è un habitus di vita per noi cristiani, per noi battezzati. Altrimenti c'è dissociazione, come diceva prima il donno. C'è una dissociazione purtroppo, perché tanti molto spesso il Vangelo l'hanno preso semplicemente come dire, beh, vado adesso alla messa oppure vado a questo gruppo, a quell'altro gruppo, perché non so che cosa devo fare e devo riempire il mio tempo. No, se questa è la motivazione è molto povera. Vado perché ho bisogno di Cristo e Cristo mi chiede di abitare il mio territorio e Cristo mi chiede di essere responsabile. Ossia, quando io vedo le situazioni, di avere la capacità anche di indignarmi. Questo mi chiede Gesù Cristo. Altrimenti non cambierà mai niente. Faccio un esempio concreto. Io ho visto in un comune della provincia di Lecce, hanno ammazzato una persona. Lo hanno ammazzato in pieno giorno. Nessuno ha visto niente. Cioè, è grave. Cioè, ma un cristiano ti dice no. Ma io non è compito della Chiesa. Perché attenzione, qui ci sono alcuni che secondo me dovrebbero formarsi. Non è compito della Chiesa. Poi vorrei chiederti, mi dici qual è il compito della Chiesa oggi? Qual è? Quello di imbarricarsi? Di imbarricarsi? Di mettersi al sicuro? Di non parlare mai? Perché sennò non ricevi finanziamenti? Dal politico X o dal politico Y? No. Mandato di Gesù Cristo è la verità. L'annuncio di Gesù Cristo ha in sé anche una denuncia delle strutture di peccato, perché Gesù Cristo, primo segno che ci ha lasciato è la notte del Giovedì Santo, brocca, catino, asciugatoio, servizio gli uni agli altri, l'amore, se ci facciamo le scarpe gli uni agli altri, ma quanto c'è di Gesù Cristo? Celebriamo belle liturgie, ma facciamo fatica a scorgere l'icona di Cristo presente in ogni uomo, in ogni persona. Allora ecco anche lì, no? Scusate se mi sto dilungando, anche la capacità di quello che dice nella prima Eucaristia quinta C, no? Avere occhi per vedere, no? Sentire sulla propria pelle ciò che accade, il senso del pastore, no? Non può diventare una pia illusione di un pastore, di un sacerdote, di una suora, di un catechista, no? È il cammino di tutta la Chiesa, no? Cosa io posso fare oggi per la mia città? Abita la tua città, abita la tua terra, ti appartiene! E quando accadono cose gravi,
come un omicidio. Non puoi rimanere così, in silenzio, perché il silenzio è connivenza, ossia sono d'accordo con loro per quello che hanno fatto. No, ma non è così! E dove sono state le voci dissonanti? Allora, oggi che se ne parla, oggi che ci incontriamo, anche se pochi, credo in quel Gesù Cristo che ha detto dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. C'è la certezza di Cristo che qui c'è lo Spirito Santo in mezzo a noi. Ma già da noi, oggi, questa sera, basta che ognuno di noi ne parlasse con un amico, con una persona cara. Sono stato in quell'incontro, quel prete ha detto una mazza di chiacchiere. Va bene, ma tanto ne stai parlando, stai condividendo. Che cosa ci rimane di questo incontro? Da qui ce ne dobbiamo uscire. Non perché è stato bello, se ne dobbiamo uscire qui con qualcosa di concreto, con un impegno concreto. Quale sarà l'impegno per me oggi, Antonio, prete, per me mamma, per me moglie, per me persona? Quale sarà il mio impegno? E mi devo verificare. E poi sarà chi vi condurrà, i vostri pastori, il vescovo, a ripensare, a rincontrare, a fare un pochettino, dici, dopo lo scossone cosa ci potrebbe essere? Cosa pensi veramente di quell'incontro? Qual è il tuo pensiero? Ecco, la comunità, no? Senso di comunità, senso di appartenenza anche alla comunità, perché molto spesso anche le nostre comunità, no? Ci raduniamo come degli eterni sconosciuti, perché se veramente quello è tuo fratello, il bene di quella persona ti appartiene, e per quella persona tu ti spendi, e per quella persona tu la difendi, perché quando a me capita che prendo qualche ragazzo dalla strada che ha fatto rapire in mano armato o che ha sbagliato, io cerco di abitare la vita di quella persona, cerco di stargli accanto e mi assumo delle responsabilità, perché non faccio niente di eccezionale, eh? E nell'ordinarietà io non faccio niente quando accolgo qualcuno. Quando nel bene confiscato la mafia vivo con 24 persone, io non ho fatto niente di eccezionale e non sono neanche un prete antimafia, perché tutti i preti sono antimafia, tutti, non esistono i preti antimafia, tutti i preti per vocazione sono antimafia, tutti, nessuno può accettare mai il compromesso, mai vendersi per un piatto di lenticchia ai politici o a chi detiene un certo potere, perché Gesù Cristo ci ha dato un altro insegnamento, ha messo al centro la persona, immagine e somiglianza di Dio, la dignità della persona. Occhio a chi spoglia della dignità la persona, occhio a chi va barattando la vita, occhio a chi uccide, uccide. E questa è la riflessione. Gli scout sono arrivati adesso e li salutiamo. Occhio a chi si sente forte impugnando pistole, linguaggio della violenza. Il crocifisso ci indica la strada della non violenza. Ecco la diversità tra noi e loro. Non siamo un popolo di poveri fessi, siamo un popolo di coscienza, un popolo che ha a cuore la vita, che ha a cuore l'ambiente, che ha a cuore la storia di ogni persona, che è importante il bambino quanto l'anziano, che sono importanti tutti e che Dio l'ha chiamati tutti a fare cose grandi. Buonasera a tutti e buonasera a Don Goluccia. Io nell'ultimo suo intervento lei ha parlato di aprirci alle persone, però noi viviamo in un momento dove il mondo e la società, soprattutto quella tecnologica, corre in una maniera forsennata, dove si sta creando un muro ancora più grande, che è quello dello stare davanti a uno smartphone, a un PC, a un social, dove nei social si uccide più di una pistola. Molte volte si accusa delle persone, anche con le parole, si uccide più di una pistola, uccidono le parole. Come ci si può comportare? Che atteggiamento possiamo avere noi per cercare di, anziché reggere muri, costruire dei ponti verso l'alto? Grazie. Allora, c'è una parte di società che è tecnolesa, ossia che è dipendente da, immaginiamo i nostri ragazzi, no? Ma anche un po' questa distorsione nella famiglia, no? Immaginate nelle famiglie quando si siede a tavola, no? Allora, tutti vogliono parlare. Allora, io sto così, la mamma sta così su WhatsApp con l'amica, il papà pure sta su WhatsApp, e il ragazzo sta lì e mangia così. È aberrante, ossia telefonini a
Attenzione, questo è un altro aspetto importante. Ragazzi che vanno a dormire col telefonino, smartphone sotto il cuscino, perché sembra che sennò non puoi più vivere, no? Sembra che è diventato come una flebbe, no? Quando te la vai a fare, sembra che te la devi portare da tutte le parti, no? Allora, che cosa sta succedendo, no? E quindi è un mondo che prima già accennavo, mi sono dimenticato poi delle dipendenze e quant'altro, ma che comunque rientra, no? E che, secondo me, vedere dei ragazzi che almeno con delle cuffie, a tutta musica alta così, oppure che stanno aspettando i mezzi pubblici, per esempio a Roma, e non se ne accorgono perché stanno lì, ragazzi che non hanno più lo spirito della concentrazione. Allora, che cosa sta accadendo? Allora, dobbiamo creare il demonio nella tecnologia? No, assolutamente. Il giusto uso, educarsi a... I mezzi di comunicazione sono importanti? Sì, servono, facilitano, aiutano. Ma attenzione, quando poi dipendiamo totalmente dai mezzi di comunicazione. Faccio un esempio concreto, non voglio scandalizzare i confratelli presenti. Io vado a Varese, vado a fare un incontro, consiglio comunale, poi di là incontro i ragazzi, e poi vado a mangiare una pizza. Mi vado a mangiare una pizza con gli angeli custodi della scorta, e nel mentre entrano due persone, una coppia. Quindi si siedono, lui si siede e sta sempre così. Questa povera donna cerca di parlare, non cerca di interagire. Io con la coda dell'occhio guardavo e dico a me, oh, guarda, mazza, non la pensa proprio. Madonna, non è possibile. E ancora quella tentava. Beh, sapete cosa ho pensato? Ma dopo mi scomunica il vescovo. Ho pensato che se quella donna, con tutto il rispetto, le fa le corna, non solo gli do la soluzione, pure il premio. Perché non è possibile. È impensabile. Cioè, attenzione, è impensabile. Che valore tu dai all'altro? La dimensione del valore dell'altro, e qui dobbiamo riappropriarci del valore dell'altro. Chi è per te l'altro? In un fidanzamento, in un rapporto di coppia, in un'amicizia? Non posso parlare con te allo stesso tempo sto così dall'altra parte. Non hai neanche rispetto. Quindi ecco, l'etica dei volti, no? Stabilire un io tu, una reciprocità, ecco, una relazionalità. Dobbiamo riappropriarci un po' di quello. La gente non sa parlare più. Ma perché i nostri ragazzi come parlano? Parlano come linguaggio di WhatsApp. Attenzione, che cosa sta accadendo? Per certi versi facilita, per certi versi diventa anche un allarme sociale, perché le persone poi non sanno più parlare, oserei dire, ma se gli diamo una penna per scrivere, sanno scrivere una lettera? Domanda. Allora ecco, non ho io le soluzioni alle domande, anche perché io sono anch'io in cammino, anch'io cerco di vedere e di pensare, anche con i miei ragazzi, io ce l'ho in comunità tanti ragazzi giovanissimi che non hanno nessuno e mi preoccupo come un padre, che futuro sarà di questo ragazzo? Che l'unico curriculum sono i suoi reati? Che cosa sarà di lui? E allora anche qui no, sperimenti la voglia di poter tirare la gente fuori dalla droga, dalla malavita organizzata, no? E poi dopo vedi che manca questo processo di integrazione sociale che è il mondo della politica. Attenzione, la politica è un'arte per poter fare del bene comune. La politica non è sporca, sono alcuni che la rendono sporca, ma anche noi cittadini che siamo i primi corruttori. La logica della raccomandazione, vado dal sindaco, vado da chi, oppure tante volte anche io prete mi ritrovo, oh senti, mi fai per favore lì a Roma se c'è. Questo è un modo di fare che non ci appartiene. Cioè, noi vogliamo verità, vogliamo giustizia, ma attenzione, poi siamo i primi corruttori. Questa è la mia provocazione. In parte ti ho risposto. Fare una formazione delle coscienze. È molto difficile. Ecco perché io dico al vescovo, non è questione di massa, ma di pochi. Io ho fatto 11 anni di carcere. Ho celebrato la messa. Lui lo sa. Come cappellano, sì, lo sappiamo. Era sottinteso, E in questi anni ho avuto modo di stare con tanta gente che aveva uno status delinquenziale, oramai purtroppo, che faceva parte di sé, altri che si sono trovati per uno sbaglio nella vita. E io perdevo il tempo, qualcuno mi diceva, anche degli agenti, ci perdo tempo, che restano come sono, no, a me non importa. Io avevo la coscienza chiara che in quel luogo annunziavo
Gesù Cristo, annunziava la conversione, che poteva essere anche uno, non aveva importanza. Ne parlava 30, possibilmente 29, ma restavano quelli che erano. L'uno accoglieva il messaggio. Io vi dico storia. Ho avuto modo, un ragazzo che abita a... come fanno il pomodorino, come si chiama? A Pachino, il quale mi diceva, dopo tanto tempo, mi ha scritto e mi diceva: ho capito tanto anche di quello che lei mi diceva. Adesso ho cambiato la mia vita. Ho un'azienda che fa i pomodorini. Ho 18 dipendenti e ho capito che quella via era sbagliata. Quindi la formazione delle coscienze non è questione di massa, a mio avviso, per la mia esperienza. È questione di pazienza, invece. Anche pochi, anche 3, 4, ma l'importante è che sono il lievito che fermenta la massa. Perché alcune cose, io sono convinto, alcune cose, anche tutti siamo cristiani, ma non siamo cristiani, nel senso che ci sono i cristiani del Venerdì Santo, che qui abbiamo molto, e ci sono i cristiani, e ci sono i cristiani realmente che cercano di vivere il Vangelo. E non sono molti, sono pochi, ma non ha importanza. Quindi ognuno deve fare la sua parte. Io è il terzo anno che sono qui, e in realtà la cosa che tu dici è preoccupante, nel senso che io ho fatto 3 funerali di gente che è stata uccisa in 2 anni, no? E quello che è grave, come tu dici, è il silenzio. Sembra che questi sono angeli, uccidono e se ne vanno. Poi non sa niente. Certamente diventa difficile se non c'è chi ha il muro della denunzia, parlare, trovare chi ha fatto quella cosa. Ad esempio l'ultimo che hai detto poc'anzi, ha detto il vescovo, anzi, l'ho avuto per 10 anni al carcere, si è impiccato, va bene? L'hanno trovato, ma la cosa grave di questo ragazzo, che ho avuto modo di conoscere, di seguire molto nel carcere, è nessuno ne parla. Si è impiccato. Perché nessuno, un articolo di giornale non esiste? Non c'è. Noi abbiamo incominciato a parlare. Ma lascia stare, non ha importanza questo. Cioè, voglio dire, un silenzio, mi sembra imposto. È possibile? Ma c'è la notizia che è stato... Ma voglio dire, ma nessuno ne parla. Non devono parlare. Ma può essere che non devono parlare. Si uccide uno e non deve parlare. L'autorità di PS è a conoscenza. È un po' così. Quindi voglio dire, dobbiamo cercare, in realtà abbiamo tutti questa responsabilità di formare le coscienze. E la cosa che mi piace è che tu dici e ribadisci: tutti dobbiamo essere coinvolgere per edificare e far crescere il nostro paese. Grazie. Anch'io volevo dare il mio contributo. Poco fa si diceva, Don Antonio diceva, non c'è lo Stato. Voglio contraddirlo, perché tutti i delitti irrisolti di Barra Franca non è per colpa dello Stato che sono risolti, è per colpa nostra, è per colpa della comunità, perché lo Stato c'è, i rischi ci sono, le forze dell'ordine ci sono, le istituzioni ci sono, e spesso la mancanza della comunità, quella è quella che poi alla fine fa diventare questi delitti irrisolti, perché quando si consuma un delitto
in un bar dove è pieno di persone e alla fine non c'è poi nessuno, non lo so se sono le istituzioni che hanno mancato o se è la comunità che ha mancato. Quindi io penso che le provocazioni che oggi ci ha lasciato, che ci lascia oggi Don Antonio, sono delle provocazioni che dobbiamo sapere cogliere, perché poi noi facciamo parte della società per bene, siamo le persone per bene, siamo la società civile. E guardate che la percezione, siamo quelli che hanno piena consapevolezza di cos'è il diritto e cos'è il dovere. Quindi abbiamo una responsabilità doppia rispetto a chi magari questa capacità di discernimento di quello che è il diritto e il dovere non ce l'ha, chi vive nelle periferie delle nostre città. Anch'io ho fatto esperienza sia nei carceri come insegnante, ma anche nelle periferie. Ho insegnato a Librino, a Catania. Ebbene, per mio figlio, per i nostri figli è facile capire cos'è lo Stato, che è qualcosa, cosa sono le istituzioni, cos'è il bene comune. Ma per un ragazzino che vive in una realtà di periferia dove probabilmente ha visto i carabinieri entrare a casa per prelevare il proprio genitore, non lo so che percezione ha dello Stato. Ecco, quindi dico, le riflessioni, dobbiamo riflettere su questi concetti. Dobbiamo capire che noi abbiamo questa responsabilità che è superiore alla responsabilità degli altri, perché abbiamo questa sensibilità. Indignazione e coraggio. Indignazione e coraggio. Ma cos'è l'indignazione? Se rimane sterile indignazione, perché spesso di questo si tratta. Ci indigniamo, ma rimane lì, non è propositiva. Non serve a nulla, serve solo a fare polemica da bar. Invece dobbiamo indignarci in maniera propositiva. L'indignazione deve seguire il coraggio e deve farci uscire fuori dalle porte delle chiese, deve farci uscire fuori dalle porte delle associazioni per creare comunità, stare fuori in piazza, lasciar perdere le piazze virtuali, come diceva l'amico, dei telefonini o i social, e stare tra di noi, tra la gente, nei luoghi, non nei non luoghi, perché spesso ce ne andiamo in giro per centri commerciali, così, outlet village, a passare il tempo, luoghi che sono privi della comunità. Invece dobbiamo cominciare a riproporci dei luoghi che sono le piazze, sono le strade, e in maniera autentica cercare di stare assieme. I luoghi e non i ghetti. Fare associazione significa dare una marcia in più alla nostra comunità. E noi che siamo qui, chi è presente perché sente questa sensibilità e la deve mettere in pratica uscendo fuori da questa chiesa. Oggi abbiamo vissuto due momenti diversi. Il momento di stamattina con la scuola, dove abbiamo ascoltato le poesie dei ragazzi, e questo momento degli adulti, sembrano quasi due momenti diversi. Stamattina sì, è vero, i ragazzi erano qui perché c'era la scuola, però abbiamo visto le profonde riflessioni che sono venute fuori dai nostri ragazzi. Noi abbiamo ascoltato, io stamattina ho avuto il piacere per una volta di non parlare ma di ascoltare le parole, che erano parole forti, parole sincere, ed è il grido dei nostri ragazzi verso il nostro mondo, che è il mondo degli adulti, che spesso non funziona. Ma non funziona non solo per una questione legata agli aspetti del nostro territorio, non funziona più il nostro modo di concepire il mondo. Quando parliamo del lavoro, quando parliamo delle problematiche dei territori, sono problemi legati anche al nostro modo di vivere l'essere uomini. C'è un ex presidente dell'Uruguay che dice: l'uomo è fatto per essere felice. Ma cos'è questa felicità? Noi ci stiamo disumanizzando, perdendo il contatto con la nostra terra, con il territorio, con la madre terra. Ci stiamo disumanizzando, stiamo creando una società disumana. Non riesco a trovare altri termini. Ecco, noi dobbiamo ripartire dal nostro territorio, dalla nostra comunità,
e dobbiamo vincere questo muro dell'omertà. Non è possibile che si commettano delitti in un territorio e nessuno mai vede niente. Perché sì, è bello dire lo Stato non fa niente, le istituzioni non ci sono, ma quanto un carabiniere, quanto un giudice, quanto deve fare le proprie indagini, e poi chi è chiamato magari a dare un'indicazione si volta dall'altra parte, ma non troveremo mai i colpevoli di nessuno, di niente. Non troveremo mai il colpevole di niente. Si parlava, lei diceva, il sindaco si dimette, ma se un sindaco nei nostri territori si dimette, guarda, non succede nulla, diranno e va bene, faremo un altro. Ne faremo un altro. È così. Ah, meglio che si dimette. Ecco, la sollecitazione che dobbiamo noi dare invece di diventare, perché guardate, la nostra città non è la nostra città, ma le nostre comunità non hanno bisogno di primi cittadini, hanno bisogno di tanti cittadini. Di tanti cittadini. Perché non arriverà mai un generale sul cavallo bianco a salvare le comunità, ma arriveranno eserciti di cittadini a salvare le nostre comunità. Ecco, quindi io la mia sollecitazione è l'impegno, non solo sociale, non solo civile, ma anche politico. Un cristiano ha il dovere di impegnarsi in politica, perché da soli, credetemi, non si arriva da nessuna parte. C'è bisogno dell'impegno di tutti. Grazie. Vuoi rispondere? Sì. Un attimino. Semplicemente sì, grazie. Il vescovo che serve. Mi mette in crisi perché poi... Bene. No, oggi veramente mi ha fatto molto piacere. Io sono scappato perché dovevo andare a scuola, perché non tutte le classi sono venute alcune rappresentanti, quindi alle 12 dovevo rientrare a scuola perché poi c'era mancanza di personale e via. E mi ha fatto molto piacere, avevo detto al Pirello, se ritardo sono in chiesa, quindi io ho lasciato a lei, e i ragazzi mi ha fatto piacere che vedevano in diretta la missione che si svolgeva qui, perché ora a scuola hanno le lingue, queste storie varie, eccetera. Mi ha fatto piacere come questi ragazzi erano lì. No, ma guarda, no, ma l'importanza, però vedi, quelli che erano qua si potevano fare la gita, però quelli che erano là in attesa hanno preferito vedere quello che qui ancora si stava facendo. Allora dico, non è semplicemente che facevano insomma la gita, ma una piccola gita o vacanza, ma c'era quasi un interesse per quello che stava per accadere. Dico, positivo. Vuoi rispondere a qualcosa? No, al sindaco? Quelle dopo, sì. Ah, dopo, perfetto. Buonasera, ben trovati. Allora io vorrei intervenire su alcune cose, sarò breve. E relativamente alla poca presenza di oggi pomeriggio, forse dovremmo evitare coincidenze con altre attività anche scolastiche, probabilmente avremmo avuto più persone, più alunni, anche più colleghi, no? Più orchestre, concerti, cose varie, e per cui chi è impegnato in diverse parti, su questo davvero dobbiamo riflettere e evitare che si ripetano fatti del genere. E probabilmente dobbiamo sensibilizzare maggiormente anche gli adulti, e allora così per sensibilizzare mi ricordo all'incontro con l'Azione Cattolica al Combo Scuola Estivo quest'estate, il nostro vescovo diceva, l'Azione Cattolica, io mi lamentavo che siamo un po' passivi, no, in parrocchia c'è l'Azione Cattolica, però che facciamo? Cioè, ma che fate? Fate un programma, fate dei progetti, fate qualcosa, ritagliatevi il vostro spazio, no? E fatevi vedere, rendetevi visibili nel bene, ovviamente. Allora, parlando con Padre Giacomo, avevamo pensato, con il sindaco, di organizzare qualcosa proprio a livello cittadino per sensibilizzare le coscienze, probabilmente, perché i preti parlate ai fedeli, e i genitori parlano ai figli, gli insegnanti parliamo agli alunni, e magari non parliamo tutti lo stesso linguaggio, per cui arrivano messaggi diversi, a volte anche contraddittori,
E allora se noi incontriamo nei nostri ambienti di lavoro gli alunni o i figli, i genitori e così via, e poi li incontriamo insieme, probabilmente dico otterremmo più risultati, non lo so, ci proveremo e loro penso che saranno d'accordo. E voglio concludere raccontando un episodio che mi è successo a scuola, che può sembrare banale ma che mi ha fatto riflettere molto e credo che abbia veramente un grande significato. L'altro giorno, e mentre noi abbiamo il tempo prolungato, quindi mangiamo dalle 2 alle 3, abbiamo un'ora di pausa, i ragazzi mangiano, alcune ragazze avevano chiesto di andare in bagno, al ritorno hanno trovato una lattina bucata, una lattina di tè, un'alunna, no, professoressa, guarda, dico, no, ma forse era così, no, ma io l'ho lasciata intera. Ma ragazzi, che è stato? Qualcuno ha visto? No, nessuno ha visto niente, no? Ma come, se era intera? No, ma forse era così, vabbè, dico, guarda, forse era così, non te ne... ma no, è... che giustamente se c'è un liquido dentro sarebbe versato, no? Guarda, a volte capita anche ai supermercati che magari le bucano e poi così. Mi ero data io questa risposta, avevo dato questa risposta. E la cosa si era un po' quietata così. Ho detto, però se qualcuno ha visto qualcosa lo deve dire, perché sennò altrimenti che facciamo? Facciamo teoria, io parlo tanto in realtà, mi occupo di progetto legalità, formiamo, cerchiamo di formare le coscienze in questo senso, in questa direzione, no? E allora se dobbiamo fare teoria, lascio perdere tutto, cambio mestiere, non faccio neanche l'insegnante, l'educatore, eccetera. Bene, siamo usciti fuori nel cortile, alcune ragazze mi avvicino e guardi, professore, dobbiamo dire qualcosa, una cosa, pensando che mi dovessero dire altro. Cioè, guardi, noi sappiamo chi ha bucato le lattine. Ah, però due altre compagne, hanno stato di altre compagne, però lei non lo deve dire, non deve fare i nostri nomi, perché sennò poi quelle non ci parlano più, non ci fanno uscire con loro. No, io non gli direi i vostri nomi, perché sarete voi a dirgli i nomi di queste persone e a raccontare i fatti come sono andati, se ci credete nelle cose che io vi dico, perché altrimenti abbiamo fatto solo teoria e cambiamo strada, parliamo di altro, non perdiamo tempo, no? No, vabbè, niente, basta, nessuno. Siamo arrivati in classe, invece loro si sono alzati spontaneamente, hanno raccontato i fatti, hanno detto tizia e tizia, hanno preso la lattina, hanno sbattuto sul banco, eccetera. Se ne è accorta anche lei, se ne è accorta anche lui, quindi erano più di quelli che erano venuti a dirmelo, no? La ragazza si è messa a piangere perché è venuta scoperta e poi ha detto, vabbè, non succede niente, l'importante è che voi abbiate capito lo sbaglio, non è che noi vogliamo qua processarvi, punirvi, condannarvi, no. Stiamo solo cercando di educarvi e stiamo cercando di educarvi a non sbagliare nella società, perché io penso sempre che dalle piccole cose, dai piccoli atteggiamenti si vedono i grandi atteggiamenti, oggi a scuola, domani nella società. Allora, l'indomani una delle ragazze che mi ha raccontato il fatto che ha parlato, ha detto, sa, la compagna anziché evitarmi è venuta a ringraziarmi, a dire grazie per quello che ha detto la professoressa, perché così ho capito di avere sbagliato. Quindi questo lo voglio raccontare, perché l'ho voluto raccontare, perché dico non tutto è perduto, quindi se ci sbattiamo la testa, no? Dire non ci stanchiamo perché ci crediamo ancora, anche se non è sempre così che vanno le cose, perché a volte si chiudono, però non so, siamo lì proprio per educarli in questo senso. E come dobbiamo educare gli adulti, i bambini forse tra virgolette vanno educati anche gli adulti in questo senso, e ci dobbiamo impegnare a farlo. Grazie. Il capitano vuole parlare. Buonasera a tutti. Io volevo partire un attimino da una domanda che mi ha fatto oggi mio figlio, spogliandomi della divisa e parlando come mamma. Mio figlio frequenta la classe, la scuola media, la terza media della Verga. E mi diceva, mamma, oggi si è tanto parlato di Francesco, ma del ragazzo che hanno ucciso l'altro ieri, perché nessuno ne parla? Io, sinceramente, non ho saputo dare una risposta corretta. Ho detto, ma forse perché ancora si sta indagando, si sta cercando di capire come lo hanno ucciso, questo. Però poi mi sono fatto una domanda io dentro di me e dico, ma noi adulti parliamo con i ragazzi? Noi mamme e papà dialoghiamo con i ragazzi oppure ci lasciamo prendere anche noi dal telefonino, dalla televisione, da tutti gli eventi che succedono intorno, dagli affari che abbiamo del lavoro e con i ragazzi non parliamo mai? E allora io voglio partire da questo spunto dicendo a tutti quelli che siamo qua per portarlo anche fuori,
Noi mamme penso che dobbiamo essere più attenti a quelli che sono le grida dei nostri figli, prenderci cura, magari parlare con loro, vedere cosa capita intorno a loro. Li facciamo uscire la sera e basta, li andiamo a prendere alle 11:30, alle 12, quando è la ritirata e basta. Stiamo un pochino dietro ai nostri ragazzi, vediamo cosa fanno, che cosa hanno bisogno, che cosa ci vogliono raccontare. Quando vengono a casa chiediamo cosa avete fatto oggi, invece di magari essere nervosi perché abbiamo il nostro lavoro, perché siamo impegnati, dobbiamo fare qualche altra cosa. Io penso che è importante stare vicino ai ragazzi e dialogare con loro e insegnare questi sani principi. Anche del, ma tu hai aiutato il tuo compagno, cosa ha fatto l'altro giorno, oppure hai visto se c'era qualcuno che aveva di bisogno, magari il tuo compagnetto non poteva tornare a casa perché era da solo, voleva essere accompagnato. Anche queste piccole cose penso che come mamma li dobbiamo fare tutti, perché ogni ragazzo che fa questa domanda penso che abbia bisogno di parlare con gli adulti, e noi a volte invece non lo facciamo. E allora io invito tutti noi qui presenti a portare anche fuori, parliamo con i ragazzi e insegniamo loro i valori sani della vita. Ora rientro nelle mie vesti e dico un'altra cosa. Un giorno, sa, comandante, hanno buttato della spazzatura là. Ma avete visto qualcuno, magari una targa, me l'ha data così, di nascosto? No, noi non possiamo parlare anche se l'abbiamo visto. Ma allora come vogliamo cambiare? Come vogliamo cambiare? Aspettando che qualcuno, una volta veniva un signore al comando e mi dice: io voglio fare le cose giuste, e mi dicono che sono il mafioso. E allora se ti dicono che sei il mafioso vai fuori, al comando non venire, perché io devo parlare con le persone oneste e vogliono cambiare le cose veramente. Grazie. Quello che ho ascoltato da parte del sindaco, poi tre persone, il sindaco, dalla dirigente scolastica, penso, no? Insegnante, quindi un'educatrice, e il comandante. Secondo me già qualcosa è stata fatta, già nel tempo è stata fatta una memoria, no? Operante su Francesco, per richiamare tutti gli altri, tutte le altre vittime, tutti gli altri che sono stati ammazzati. No, sappiamo quello che è successo l'altro ieri, un altro o l'hanno ammazzato, si è impiccato, non lo sappiamo. Quindi sarà la magistratura a fare luce. Ma la cosa che è preoccupante, no? È questa, no? Secondo me noi siamo il popolo della speranza. Non ci possiamo abbattere, perché qualcosa è incominciata. Come dire, il vescovo ha acceso un motore, lo sta mantenendo in moto. Secondo me, come diceva pure il sindaco, i cittadini non possono spegnere questo motore. Perché se tu vedi, a questo punto io essendo il capitano della polizia municipale ti denuncio, perché tu mi hai dato una notizia, hai visto, e io ti denuncio per omissione, perché tu mi hai detto, o ti senta verbale e ti denuncio, si può fare anche questo, eh? Perché non posso andare a un agente di polizia giudiziaria, dico che ho visto e poi dopo non ho visto niente più, ti denuncio per procurato allarme, perché comunque stai compiendo un reato. Allora, se la spazzatura deve essere è organizzata perché tale giorno va buttata e viceversa, e ci sono i contenitori, no? Il primo atteggiamento di legalità, di rispetto delle regole, qual è? Di non andare a spezzare la spazzatura nei fondi, ma soprattutto di tenere appositi siti dove si deve sbaltire. Ma questo è un senso di civiltà, è un senso di civiltà, perché il territorio, l'ambiente, lo devi custodire. Anche perché se il territorio è sporco anche per te. Quindi credo che la legalità è qualcosa che ci lega, un interesse di tutti, come dicevo prima, che afferma il bene comune. Allora, secondo me dobbiamo dare la sveglia. E da questo incontro, come dagli incontri già che avete fatto nel tempo, perché non è del primo e non sarà l'ultimo, è venuto Don Ciotti, sono venuti altri testimoni a parlare con voi, no? Tante persone che hanno cercato di dare un messaggio di speranza. Può venire qui anche il Papa insieme alla Madonna di Medjugorje e non cambierà questo paese se i cittadini non decidono di cambiare, di voltare pagina. Perché io me ne vado da qui arricchito da delle persone che hanno buona volontà, e credo in quei pochi che hanno buona volontà
anche perché, sino a quando qualcuno non mi smentisce, Gesù Cristo con i 12 ha fermentato la storia. 12! Eppure, non pensate chi erano? Pietro, Nizia, quello che appena si girava le faceva le scarpe a Gesù Cristo. Quando nel tempio ha detto quella signora, lo conosci? Io non lo conosco. Anche per certe cose è stato omertoso, però siamo tutti figli di Pietro, non di Giovanni, figlio di Pietro sono pure io. Quindi cosa voglio dire? Quel Pietro che Gesù lo invita a camminare sull'acqua e che ha paura, ma che Gesù Cristo lo afferra. Allora, credi e ti lasci afferrare da Gesù Cristo? E che questo cammino tu non sarai solo. Io dico sempre alla scorta, siamo in 3, ma siamo in 4, perché c'è lo Spirito Santo, la presenza di Gesù Cristo. Mi blindo con Lui, poi succede quello che succede. Ma sapete qual è la differenza? Qualcuno dice, è brutto vivere sotto scorta, no? È brutto perché sei limitato, è vero, c'hai dei limiti, no? Ma attenzione, io posso dire di essere libero e di poter parlare, perché la mia vita vale non gli anni in cui io vivo, ma il tempo, come io vivo, il mio tempo, il tempo che Dio mi ha donato. Perché se vivere la mia vita significa tirare a campare, camminare, privo di senso, priva di progetto, privo di un esempio, e vado vagando di qua e di là, e mi vado ad affogare o all'alcol, o alla cocaina, o alle canne, o mi vado affogando così, e non do un senso alla mia vita, e quando vedo qualcosa mi giro dall'altra parte. Ma che vita è? Che vita è? Che senso hai tu della tua vita? Ecco, la svolta che Gesù Cristo ci invita, prendete il largo. Ecco, Gesù Cristo oggi ci invita in modo particolare a prendere il largo, a non avere paura. Ti fidi? Che fede hai? Se la fede è fidarsi, affidarsi, confidare in Lui, no? O hai la fede di quello che scala la montagna e a un certo punto, scalando la montagna, scivola e rimane aggrappato e poi chiede aiuto, dice c'è qualcuno? E Dio gli risponde, solo Dio, dimmi di che cosa hai bisogno. E questa persona dice, aiutami, salvami. E Dio gli dice, lasciati cadere, che gli angeli ti condurranno per terra. E quello si gira e non lo vede. E poi dice, c'è qualcun altro? Che fede avete? Cioè, attenzione, a chi ti sei affidato? Di chi ti fidi nella tua vita? Allora vedete, la Santa Messa, la parola di Dio è una cosa seria. Cioè, non è... Scusate, la Chiesa non è un'associazione di volontariato, è la Chiesa di Gesù Cristo, è quel Gesù Cristo che si è insegnato anche la strada del Calvario, è quel Gesù Cristo che ha sofferto col suo popolo, ma che ha vinto, ma che è risorto. Ecco di chi siamo figli. Noi non siamo un popolo di perdenti. Ecco, vorrei dire, alzate un po' lo sguardo, il cielo è colorato, lasciatevi un po' il senso dello stupore, della meraviglia, no? Ci deve essere un po', coltivare un po' i sogni ai ragazzi. Vedo gli scout, i giovani, hanno sogni, progetti. Ma lo dobbiamo dire in maniera schietta. Che la mafia rubi i sogni, che la mafia spoglia la dignità delle persone e che la mafia non ti farà mai felice. Perché una proposta del male è una proposta del maligno. Tale è. Anche quando ti dai soldi, anche quando ti compra. E poi ti dice, mi raccomando, vai a fare questa missione punitiva. Va lì. Si ammazzano le persone per 50 euro, per 20 euro, si fanno decapitazioni. Ma cosa accade? Che senso hai tu della vita? Ecco, allora ripartiamo proprio qui da oggi, ripartiamo come un ponte, no? A me piace un po' Martin Luther King, quello che dice, vi voglio leggere perché lo tengo a cuore. Dice, una delle maggiori tragedie della vita sta nel fatto che raramente gli uomini gettano un ponte tra la teoria e la pratica, tra il dire e il fare. Credo che noi siamo il popolo del fare e non solo del dire. Bene, concludiamo questa parte della nostra giornata dedicata a Francesco. Ringraziamo davvero Don Antonio. Adesso ci disponiamo per il corteo e subito dopo il corteo andremo a deporre il nostro omaggio floreale là dove il carissimo Francesco è stato ritrovato privo di vita. E nella conclusione volevo ringraziare Francesco. Certamente la vostra presenza e poi alla fine il mio cuore si è un po' rasserenato, perché ho visto che man mano è andato riempiendo i banchi. Volevo ringraziare Francesco. Avete fatto bene a mettervi in piedi, perché
ci sta dando la possibilità di poter fare queste riflessioni. E forse se non ci fosse stato lui, probabilmente non saremmo qui a riflettere su delle cose, su delle argomentazioni importantissime, fondamentali, come avete sentito. E penso che la cosa bella è che oggi abbiamo condiviso per chi coglie il senso della relazionalità, comprende che in questa condivisione c'è una non solo una trasmissione di idee, ma una coeducazione, perché mentre si parlava, no, ognuno reagiva, pensava, rifletteva, recepiva, e tutto questo porterà certamente un beneficio alla città. E quindi grazie Francesco, perché ci doni la possibilità, pensando a te, di pensare alla nostra responsabilità. Mi pare che tra le tante cose che abbiamo detto, molto belle, tante idee, vada sottolineata una frase che mi pare sia stata comune tra molte, ma tra Don Antonio e il nostro carissimo sindaco. E cioè, il sindaco diceva che non c'è bisogno forse di primi cittadini, c'è bisogno di cittadini. E Don Antonio concludeva la sua riflessione dicendo che è quello che conta, appunto, sono i cittadini. E quindi noi, ecco, dando spazio a questa, alla consapevolezza di questa nostra identità, che oltre quella di cristiani è anzitutto quella di cittadini, noi ci disponiamo per fare questo percorso, e così pian pianino cresciamo in coscienza, di anno in anno cresciamo in coscienza, e io ne sono certissimo di tutto questo, anche se una cosa proprio alla fine la devo dire: noi sacerdoti dovremmo essere un pochettino più presenti per poter ascoltare la gente nella formazione delle coscienze, perché se vogliamo che la gente si desti a certi significati forti della vita, non basta la scuola, non basta la famiglia, che è già importante e fondamentale, c'è bisogno di quello che una volta si diceva la direzione spirituale, cioè oggi si chiama con un altro nome, accompagnamento spirituale, chiamiamola come vogliamo, ma l'incontro a due, cioè tra un sacerdote, un uomo di Dio, una persona che come ha detto padre dottor Don Antonio, prega, si ciba di Eucaristia, si nutre della parola di Dio, e quindi si permea sempre più la vita della presenza forte di Dio. Ecco, io penso che questo davvero darebbe alle persone, darebbe la possibilità di poter svegliarsi al senso della legalità, della giustizia, della pace, della relazione vera che supera i muri dell'omertà. Allora, carissimi confratelli, ve lo dico davvero con molta paternità, recuperiamo questa dimensione della confessione, della formazione delle coscienze, della formazione della confessione. Rendiamoci più disponibili. Potremmo per esempio provare Don Salvatore, parliamone nel momento dell'incontro tra i sacerdoti qui a Barra Franca. Proviamo per esempio a trovare una giornata in cui, magari se riesco qualche volta potrei anche venire io, e insieme una giornata ci dedichiamo a confessare la gente, ad ascoltarla in maniera auricolare, capite, personalmente, perché guardate che questo è quello che noi dobbiamo fare, perché non basta semplicemente
l'incontro con Don Antonio o con tanti altri che hanno dato testimonianza. Perché? Bisogna dirlo, Don Antonio. Un grande storico e teologo, in questo momento mi sfugge il nome, ma magari mi viene subito dopo, c'è un po' di stanchezza ormai, dopo un po' di giorni, diceva che la storia è una grande cloaca e quindi significa che quando tu te ne andrai, tornando alle nostre attività, alle nostre situazioni, difficoltà, inquietudini, dimenticheremo. Invece no. Ecco perché dobbiamo continuare noi. La formazione della coscienza è importante, ma ci siamo dati la zappa sui piedi. Perché sai quante, sapete quante volte sento la gente, chiaramente non si riferisce a voi sacerdoti di Barra Franca, dice: ma io vengo in chiesa ma non lo trovo mai il prete. Ma dov'è questo prete? No, non si riferisce a voi. Però purtroppo questa è una verità. Magari ci siamo sempre per le messe, grazie a Dio, però come facciamo a formare la coscienza? Questo incontro forma la coscienza, le omelie formano la coscienza, ma non dobbiamo dimenticare che la storia è una grande cloaca, assimila tutto e si perde, si sperpera tantissimo, mentre invece il rapporto personale, un rapporto a tu per tu, è un rapporto importante. Perché scatta l'accompagnamento e quindi la guida, la direzione. E poi, in un certo senso, quello che accade tra un maestro e un apprendista. E noi possiamo, spero, sempre più avere maestri e testimoni nella nostra vita. Grazie e continuiamo il nostro cammino.